scorsi. Domenica rientro da una biciclettata molto slow, veramente non era rientro, era il momento del pranzo. Mi siedo assieme alla mia famiglia, vicino ad altre persone, in un tavolo sento, immagino, un agricoltore non biologico, magari sta in sala, si alzi, così ci confrontiamo, che dice: ma questi sono matti, cosa vogliono fare in pianura padana, un distretto del biologico, la zona più inquinata d'Europa, è tutto business, è tutto, è solo per fare soldi. Ma la questione non è questa, la questione è quanto queste parole mi hanno fatto arrabbiare. Io ero arrabbiata nera dentro di me, perché non sto a spiegarvi tutto quello che si è mosso, ma immagino che questo sia il sentire anche di qualcun altro qualche volta. Siccome Carlo Petrini, mi dice Wikipedia, perché qualcosa di lei, oltre ad ascoltarla, devo leggere ufficialmente, che lei è stata messa dal Guardian tra le 50 persone che potrebbero salvare il pianeta. Salvi prima me. Mi porti in pace rispetto a questo dissidio, nel senso che non è con questo spirito che io rappresento che il distretto biologico può esprimersi, espandersi e volare in alto. Questa è la mia provocazione. Beh, innanzitutto lasciatemi dire che sono molto felice di essere qui, di conoscere questa realtà che conoscevo, come dire, per sentito dire, ma non avevo mai vista, come dire, in opera. E lasciatemi dire che sono impressionato da questi due giovani. Ma se questo è il contadino del futuro, siamo felicissimi. Veramente abbiamo davanti un intellettuale della terra di cui avevamo bisogno, ed è anche il prototipo che la rigenerazione dell'agricoltura, mettiamoci il cuore in pace, non passerà per i vecchi agricoltori, per due ordini di motivi. Il primo, che in buona parte non ci sono più, e il secondo perché le buone pratiche in buona parte dell'agricoltura italiana sono già state abbandonate da tanto tempo, ragion per cui vedremo arrivare dei giovani agricoltori che, forti anche della cultura che questa scuola gli dà e anche di una lettura del futuro che esige da parte loro il cambiamento di paradigma, perché col vecchio paradigma non si va da nessuna parte. E coloro che sono incentivati ad avere visioni, strategie, passione. Ora Lorenzo ci ha salutati dopo questa bella introduzione dicendo: mi rivolgo a Petrini perché mi dica qualcosa sul reddito. È mica male come impostazione, però ha toccato il nervo che fa male, ed è il senso di una situazione che ci consegna, non a livello italiano ma a livello planetario, va bene, un sistema alimentare criminale. C'è solo il prezzo che determina il senso del cibo. Noi non chiediamo quanto vale quel prodotto agricolo, quanto vale quel prodotto artigianale. Noi chiediamo quanto costa, e in economia sono due cose totalmente diverse, perché nella valorialità c'è la comunità, la storia, il paesaggio, il savoir-faire,
la tradizione, l'identità. Nel prezzo tutto questo non è dato metterlo a valore, non è dato assolutamente, anzi, la logica è meno costa, meglio è. Questa mentalità è entrata in tutti noi, è entrata in tutti noi, al punto tale che non concepiamo più che i contadini debbano avere una remunerazione giusta. L'importante è che il risultato finale sia di basso costo. E per tanto tempo Slow Food ha anche pagato il dazio di essere, come dire, presentato come un movimento elitista. E voi vi piace mangiare bene, vi piace perché voi spendete di più. E noi in un primo momento non uscivamo da questo schiaffo, oggi no, che non si presenti nessuno a dirmi quel discorso lì, non si presenti nessuno, perché la realtà dell'agricoltura oggi in Italia è disperata, e questo modo di pensare ha portato a pagare le carote 7 centesimi al chilo, il latte 30 centesimi al litro, va bene? Una situazione per cui uno dei nostri prodotti di punta, che è il parmigiano reggiano, chiudono i caselli perché non c'è più remunerazione, non c'è più prospettiva. Noi come cittadini sappiamo cosa paghiamo, e in mezzo c'è chi taglia la torta più grande. In mezzo l'intermediazione è quella che taglia la torta più grande. Quando poi, nella seconda metà degli anni 60 in avanti, si è implementato il fenomeno della grande distribuzione, ecco che il cappio al collo dei contadini si è tirato. E l'elemento qual era? Io ti pago, produci di più. Era l'elemento quantitativo, non l'elemento qualitativo. Produci di più. E man mano che si produceva di più, il prezzo si riduceva e il cappio si chiudeva. Questa è la realtà. Questa è la realtà. E c'è anche un elemento di tipo economico, che è molto semplice. 10.000 anni di agricoltura, 10.000 anni sono stati, come dire, garantiti dall'economia della sussistenza. L'economia della sussistenza garantiva a chi gestiva il fondo di poter vivere decorosamente, in povertà. E badate bene, quando dico questo, io non ho nostalgia del bel tempo antico, perché lì c'era anche violenza, c'era anche cattiveria, c'era anche... Però non si butta via il bambino con l'acqua sporca. Da poco tempo, nel secondo dopoguerra, è cominciato a svilupparsi un'economia dell'accumulazione. Accumula denaro, poi lo reinvesti e la tua azienda agricola cresce. Accumula, investi. Questa logica, che è di tipo prettamente industriale, questa economia qui, ha solo 3 secoli di vita, va bene? Che è l'economia dell'accumulazione del capitale. Dopodiché, quello che ci ha detto Lorenzo prima, l'agricoltura non ha e non può soggiacere a logiche industriali, perché dipende dal tempo. Dipende dalla stagione, dipende da mille cose. E la sapienzialità del mondo contadino era che queste cose le viveva, le soffriva anche, ma poi riusciva comunque ad avere un rapporto con la terra e col territorio. Ora, ripeto, io non sono nostalgico di quel tempo là,
Ma vi dico che questo tipo di economia, questo tipo di economia sta uccidendo l'agricoltura e non solo l'agricoltura, e non solo l'agricoltura. E io ho avuto una polemica a suo tempo anche con i miei sodali, perché io, guardate, nella mia vita pensavo di tutto, meno che di diventare amico di un papa e di essere presidente di campagna mitica della Coldiretti, per il tutto pensavo. Allora dicevo ai miei amici da Coldiretti: smettetela di dire ai contadini voi siete imprenditori agricoli, quasi con vergogna nel dire il termine contadino, che è il più bello, il più storico, il più significativo. Mentre invece, abbiate pazienza, operatori d'azienda è un'altra cosa. Allora, questo tipo di economia ci sta portando a chiudere l'agricoltura, a non avere più, come dire, la capacità di interpretare i tempi del territorio, e attenzione, a perdere il senso di comunità, perché è nella comunità che si crea l'economia virtuosa, è nella comunità che si trovano le risorse per rispondere a un'omologazione internazionale sulla quale non vincono i contadini, vincono le multinazionali, vincono coloro che governano i trattati internazionali, vincono coloro che hanno un concetto di economia totalmente avulsa dal territorio. Ecco perché l'esempio di questo distretto è un esempio virtuoso di nuova economia. E concludo però anche il discorso della sussistenza. Vi ho già detto che io non sono assolutamente nostalgico, per l'amor del cielo, però io immagino che possa esistere un'economia della sussistenza del XXI secolo, dove si garantisce ai contadini di mandare i figli all'università, si garantisce di fare le vacanze, si garantisce di vivere in totale armonia, mentre invece questo spinotto di accumula, poi ti prende uno schioppone e tu non dai più niente. Tu hai lavorato come una bestia, accumula e poi non ti resta più niente. Io questo ne ho discusso con Papa Francesco, il quale mi ha detto: lei ha ragione, perché quell'economia lì oggi a livello planetario dà ancora da mangiare a qualche miliardo di persone. L'altra sta distruggendo. In più mi ha detto: sa cosa diceva mia nonna? E cosa diceva sua nonna? E mia nonna diceva che quando moriamo nel sudario non ci sono le tasche, quindi accumula finché vuoi, poi dopo, siccome c'è un dato sicuro, ormai la statistica lo mette in evidenza, anche la progenie, alla terza generazione i cromosomi si ossidano, quindi tu hai accumulato, poi alla terza generazione non c'è più niente. Io gli ho detto, allora le dico cosa diceva una cuoca delle Langhe. C'era una cuoca delle Langhe che faceva delle raviole buonissime, aveva una osteria e teneva aperto solo a mezzogiorno. Allora tutti andavano: ah, ma perché non tieni aperto la sera? Fai più soldi, arrivano da Torino, vengono i giornalisti. E lei ha detto: non voglio essere la più ricca del Camposanto. Ora, quando... No. Quando faccio questa battuta, l'uditorio amabilmente sorride. Ma attenzione, che dietro quella risposta c'è una filosofia politica ed economica. Perché se voi pensate che quella signora lì alla sera facesse niente, sbagliate. Si dedicava alla famiglia, ai figli, ai nipoti, magari preparava le arbarelle per conservare le cose. Non era inattiva, era attiva per un'altra cosa, che è quella per la quale noi dobbiamo stare al mondo. Noi dobbiamo stare al mondo per essere felici noi, la nostra famiglia, i nostri affetti, la nostra comunità, non per accumulare.
E io è quello che ho sentito dalla passione di questi due giovani. La passione di questi due giovani è rigenerare la nostra agricoltura, perché questo è l'elemento, noi dobbiamo rigenerarla, però per rigenerarla c'è bisogno della comunità. Senza comunità non si va da nessuna parte. Perché non si va da nessuna parte? Perché non abbiamo la forza per generare un'economia consona. Noi siamo forti sul territorio, noi siamo forti a livello locale, e chi non è forte a livello locale non può andare per il mondo. Io lo dico sempre ai miei produttori di Barolo: rendetevi conto che se il Barolo non lo bevono qui nelle Langhe, voi non potete solo portarla all'estero. Prima roba sono i langaroli, sono i locali che devono apprezzare l'economia locale e la produzione locale, poi ce n'è anche per fuori. Ma se non si consuma localmente, se tanto per dirne una, i ristoranti locali comprano merce da altre parti e non dal territorio, qui non ci siamo. Ecco che cosa è la missione fortissima di questo distretto, che è quello che diceva la nostra giovane, ecco, perché lei l'ha capito bene: educazione, informazione, coinvolgimento. Ma senza dubbio bisogna che il distretto implementi l'economia locale, e implementare l'economia locale dal punto di vista dell'alimentazione è un discorso interessante. Implementare i mercati di Campagna Amica o i mercati della terra di Slow Food, implementare il rapporto diretto con i cittadini. Io non amo usare il termine consumatore. Il termine consumatore, anche questo, ha solo 3 secoli di vita. Solo 3 secoli di vita. Consunzione, quasi una malattia, no. Noi, come cittadini, dobbiamo essere coproduttori. Cosa significa essere coproduttori? Avere informazione del prodotto, della tracciabilità, del valore, dei processi di trasformazione. E a quel punto io compro là e non compro dalle grandi multinazionali, non compro dalla Nestlé e compagnia bella, perché io qui ho dei prodotti del territorio, oltretutto che fanno pratiche virtuose, ecco allora che cominciamo a entrare nel vivo. L'altra settimana mi trovavo in una conferenza a Lugano, avevo un fior fiore di banchieri davanti, e tutti questi con un po' di supponenza, come dire, erano venuti a sentire, come dire, il l'utopista, quello che disegna una società che idillica, pastorale, sapere, perché forse che loro avessero la scienza. Allora, quando li ho inquadrati ben bene, io ho dato un dato, perché poi sono quelli gli unici che capiscono, quelli lì o non fanno un passo in più. Io ho detto: voi sapete che in Italia la rete dei mercati che si è sviluppata fino a raggiungere quota quasi 1.400, va bene, ha un giro d'affari di 5 miliardi di euro. I banchieri, 5 miliardi di euro, 5 miliardi di euro, con tutto il rispetto della vostra Nestlé, 5 miliardi di euro, ma dove vanno quei soldi? Dove vanno quei soldi? Nelle mani di pochi o nelle mani più ampie della comunità? È questo che noi dobbiamo valorizzare. E questo è il cambiamento di paradigma distributivo. Non ne possiamo più di questa distribuzione qui, non ne possiamo più, perlomeno dal punto di vista alimentare. E io voglio vedere in faccia i contadini, e voglio che io, come cittadino, entri in sintonia perché questa produzione virtuosa possa vivere.
perché il giorno che muore questa produzione, signori, non ce n'è più per nessuno, eh? Non ce n'è più per nessuno, anche rispetto alle proprietà delle sementi. Oggi l'80% delle sementi sono in mano a 5 multinazionali. Il giorno che quel 20% non sarà più in mano alle comunità, noi saremo tutti lavoratori a cottimo, noi mangeremo tutti in modo uniforme e allora i prezzi lievideranno, quelli decidono loro i prezzi. Noi dobbiamo rafforzare l'agricoltura locale. È bella l'idea di implementare la biodiversità, perché proprio in virtù di quella produzione massiva, estensiva, noi abbiamo favorito la monocultura e con la monocultura abbiamo perso specie genetiche di frutta, di verdura, di razze animali. E quello che è il nostro patrimonio noi dobbiamo rigenerare. E allora se piantano sti benedetti meloni, ma santi Dio, che diventi l'esempio del territorio quel melone lì, che lo era già nel 500, c'hai una narrazione stupenda. Perché dobbiamo essere tutti omologati e riceviamo la frutta da Israele, dalla Spagna, e qui ormai siamo a carte 48. Ecco allora che io lascio perdere i banchieri, perché mi sono levato la soddisfa e dice: guardate, cominciate a informarvi su queste cose qui, perché? Perché anche in Svizzera si sviluppano i mercati, eh? Dappertutto, dappertutto. E io vorrei sollecitare il distretto, se vuole realmente fare comunità, a mettere in piedi le comunità di supporto. Lo dico al distretto, lo dico a Slow Food. Fare delle comunità di supporto, che negli Stati Uniti funzionano benissimo. Cosa sono le comunità di supporto? Io do 200 euro a un contadino e lui, quando avrà la materia prima, me la porterà in un luogo stabilito, a caso, ci mettiamo d'accordo. Sostanzialmente, quei 200 euro lì, con quello che rendono le banche oggi, è meglio darla al contadino. È meglio darla al contadino, che perlomeno ti arriva il prodotto fresco. Il contadino non deve fare il prestito alla banca per quegli euro lì, perché li riceve dalla comunità. È questa l'economia nuova, che è l'economia della reciprocità, del dono. Cosa stai lì con i braccia corti e poi dopo ci rimetti tutto? Generosità e ti torna a casa. Generosità e ti torna a casa nel territorio. E allora io adesso ve ne dico una. Un mese fa ero a Economia a Torino, 600 studenti. E io dico: sentite ragazzi, quanti di voi ha come progetto di vita di tornare alla terra, di lavorare con la terra, anche con le nuove tecnologie, eccetera, eccetera? Due. Detto, venite qua, voi siete i miei eroi. Voi altri 598 penserete mica di mangiare solo con questi due qui, eh? Ah, non sarà possibile mangiare solo con questi due qui, eh? Stessa scena, un anno fa vado nelle più importanti università d'America, sono tre: Harvard, Yale e Princeton. Yale, peraltro, è l'università che degli ultimi 7 presidenti degli Stati Uniti ne ha sfornati 5. Quest'ultimo no, perché questo è un outsider, questo non ha bisogno neanche di andare all'università. Va bene? Allora, a Yale c'erano 500 persone, 500 giovani. La domanda: 50! A parte che io ero soddisfatto, perché pensare quello che pagano i genitori per mandarli a Yale e questi vogliono fare i contadini, una bella soddisfazione, eh? Allora io vi dico una cosa: pensate che quei 50 lì siano citrulli? Pensate che quei 50 lì siano votati alla... No, non è affatto così.
E a noi in Italia queste cose qui non ci arrivano. Noi pensiamo che gli Stati Uniti siano tutto in mano alla grande distribuzione. Non è così. 1997 io personalmente ho aperto il primo mercato contadino a Chicago, la città di Obama. 97, nello stesso anno, periodo lì, in tutti gli Stati Uniti, sì e no, i mercati saranno stati un 150, New York, San Francisco, 150. Oggi i mercati, i farmer market, come li chiamano loro, sono 14.000. 14.000. E non sono solo nei quartieri bene, sono ad Harlem, sono nei quartieri ispanici di San Francisco. E giovani che entrano, che si rigenerano, che non hanno la storia contadina, anche perché erano arrivati ai minimi storici. Quindi quel tipo di produzione è una produzione per il futuro, per il futuro. E allora io penso che questo nostro paese debba pensare su questo fronte qui. E siccome la politica è lenta, e certamente nel tavolo del contratto di questi giorni qua Lorenzo non c'era, ma neanche l'amico di Lorenzo, no, perché non si parla di questo, io vi dico che la buona pratica partirà dal basso. Distretti, comunità, mercati, comunità di supporter, coscienti che facciamo del bene innanzitutto a noi, perché questo c'è anche da dire, a noi, e poi al nostro territorio, e poi alla nostra comunità. Vi dico questo perché proprio pochi mesi fa, a gennaio, mi trovavo in un convegno e un fisico molto importante che è anche un grande pensatore, si chiama Fritjof Capra, viene e mi dice: Carlo, io penso che la dimensione della politica nel futuro saranno le comunità. E sentite questa, le comunità potranno affrontare le sfide più difficili perché hanno la sicurezza affettiva. Bella questa, eh? È bella, eh? Se tu affronti una sfida nella comunità e puoi anche sbagliarla, ma non hai quello che ti pianta il coltello nelle spalle, e tutti assieme la porti avanti, la sfida si può anche vincere. E la sicurezza affettiva non è un optional, non è un optional, perché la sicurezza affettiva garantisce unità di intenti, dialogo anche tra persone che la pensano diversamente. Vi dico solo una cosa, guardate che deriva ha fatto la nostra politica. Vai a votare, c'è il nome del leader, non c'è più il leader, punto. Dopodiché ogni componente nel prendere i voti si accanisce nella maniera con cui insulta più fortemente gli altri. È un insulto senza, ecco. Dopodiché si vota, non ci sono le maggioranze, quello che fino a ieri hai definito come un delinquente, ti vai a sedere al tavolo e devi trovare la quadra. E male difficile, né? Quando tu hai dato del delinquente a una persona a sederci e poi dopo dice facciamo le cose assieme. Noi abbiamo bisogno di costruire più comunità e che abbiano la capacità di ascoltare, che abbiano la capacità di ascoltare i giovani, che abbiano la capacità di costruire delle forme di economia pratica territoriale che garantiscono la dignità a tutti, a tutti.
e che abbiano la capacità, perlomeno in campo alimentare, di affrontare quello che sarà la sfida dei prossimi anni, che significa ritornare alla consapevolezza che il cibo è la prima medicina. Questo, badate bene, lo diceva Ippocrate, va bene, 500 a.C. E le nostre nonne, voi lo sapete benissimo, quando preparavano delle cose ci dicevano questo fa bene, questo... Era una forma di sapienza antica, magari non sempre centrata, ma intanto la praticavano. Quello che io metto in corpo dopo poco tempo diventa Carlo Petrini. Io non posso non avere rispetto per il cibo che mangio, non posso non sapere cosa mangio. E allora vi dico una cosa, siamo arrivati al dunque, perché abbiamo una situazione in Italia di celiaci mai vista nella storia italiana, più di 1 milione. Abbiamo allergie di cui non sappiamo le origini che si stanno implementando. Abbiamo obesità, crescita esponenziale di diabete di tipo 2 che comincia a affliggere anche gli adolescenti. Mai visto diabete di tipo 2 agli adolescenti. Ma per forza, se continuiamo a mangiare in questa maniera non c'è santo, non c'è santo. È vero che abbiamo risolto il problema della fame, ma ci avviamo ben convinti su un problema della malnutrizione. Ecco allora che sono due facce della stessa medaglia. In questo mondo ci sono 850 milioni di malnutriti, con la vergogna che muore ancora gente per fame, con la vergogna, e 1.700 milioni di ammalati per ipernutrizione. Per ipernutrizione. Allora è giunto il tempo di prendere anche i nostri destini, le nostre cose, di avere un po' più di informazione, di lavorare assieme. Questa è una delle grandi opzioni che abbiamo davanti e che senza dubbio nei prossimi anni diventerà un discrimine, perché vedete, si può anche spendere di meno, ma in economia ci sono le esternalità negative. Cosa sono le esternalità negative? Spendi di meno, dopo lo spendi in farmacia. Quello che... E oltretutto, una logica del cibo che si va spettacolarizzando in maniera impressionante. Non ne possiamo più. Qualsiasi ora del giorno e della notte accendi la televisione, c'è qualcuno con una pedella che delira, che parla, che parla. E guardate bene, beh, vi risparmio l'ultima di un grande chef, va bene, che alla televisione pubblica, dice: questa salsa era molto apprezzata nel Medioevo dal generale Radeschi. Noi paghiamo il canone, non è che si può sentire delle stupidaggini così, eh? E poi, altra questione, tutti i chef maschi che sono diventati dei maître à penser, dei filosofi, dei sacerdoti, dimenticando che l'unica vera memoria della gastronomia sono milioni e milioni di donne che senza ricevere grazie... perché prendevano quello che c'erano e dovevano renderlo buono e saporito, e ancora oggi sono i fondamenti della nostra cucina italiana. Per cui io rimango anche sbicottito delle volte, vai in ristoranti stellati e dice: cosa c'è oggi? Pasta e fagioli. Bene, bene, bene. E l'olio te lo fanno scendere da 1,5 metri, te lo tirano su così, che scende giù così, e dopodiché costa quel che costa. Allora io vi voglio dire una cosa: se questo è il concetto di gastronomia, è sbagliato, perché la gastronomia
di questa parte qui è solo il 5%. 5%. La gastronomia è agricoltura, è zootecnia, è fisica e chimica, perché io quando uso il fuoco e taglio gli alimenti per rendere edibile quello che ci dà madre natura, è fisica e chimica, è senza dubbio biologia, è genetica. Se vogliamo passare sul piano umanistico, gastronomia è storia, è antropologia, è economia. Gastronomia è economia politica. Voi mi dite, gastronomia è economia politica? Certamente. Da che mondo è mondo? Si facevano le guerre per conquistare le terre, e si conquistavano le terre perché davano il cibo. E il vero potere è governare il ventre delle persone. Oggi non si fanno più le guerre, a parte che non è vero, ma io vi dico solo una cosa: negli ultimi 10 anni, 120 milioni di ettari in Africa sono stati svenduti a Cina, India, Emirati Arabi e multinazionali, va bene, per produrre cibo per i loro paesi. E gli africani, che non hanno il catasto, peraltro noi lo abbiamo solo da 2 secoli e mezzo, ma gli africani non hanno il catasto, dall'oggi al domani si sono trovati senza proprietà delle terre, dove poter portare a pascolare i loro armenti, dove poter fare agricoltura, perché con la complicità di stati canaglia queste terre sono state svendute. E allora vedete che questa è gastronomia, tutto è connesso. Non possiamo pensare che non è, tutto è connesso. E lo stesso si può dire rispetto ai cambiamenti climatici. E a questo punto l'enciclica Laudato Si è un monumento, perché per la prima volta parla della connessione tra la terra e la società, e per la prima volta dice che i disastri che noi produciamo alla nostra madre terra li pagano i viventi, in particolare i più poveri. Cambiamento climatico. Nelle mie Langhe stiamo piantando le ume da un tempo dove c'erano le nocciole. Alta Langa. Si sta piantando i vigneti in Inghilterra. In Inghilterra. Per contro, in Sicilia si piantano le banane. Cioè, cosa stiamo assistendo? Ogni aumento di temperatura, le coltivazioni si spostano 150 km più a nord e 200 più in altitudine. E a noi, nella nostra economia, ci sta bene, perché perdiamo un po' di uva, guadagniamo le banane. Ma nell'Africa subsahariana c'è 150 milioni di persone che hanno la siccità, non per la disgrazia di un anno, da qui in avanti. Noi abbiamo comunità di terra madre della nostra rete in Kenya che hanno perso 300 capre e pecore col quale vivevano. Non è che se gli ricostruiamo il gregge loro ritornano. Tu ricostruisci il gregge, ma lì la terra non c'è più niente. Allora, ecco che di che cosa sto parlando? Sto parlando di gastronomia. Sto parlando di gastronomia, perché questo è quello che dava sussistenza a queste persone. Per cui credetemi, se noi non mettiamo in atto delle operazioni come questo distretto, come il rafforzamento dell'economia locale, la difesa della biodiversità, il sostegno ai giovani contadini, noi non capiamo che cos'è la gastronomia. E vi dirò di più, quella che vedete rischia di diventare pornografia alimentare, grande pornografia alimentare. Noi abbiamo bisogno di tornare coi piedi per terra, tenere collegato, valorizzare anche la qualità del cibo, e questa è la missione che diamo ai giovani delle scuole, che loro possono prendere questa sapienza della trasformazione, ma strettamente connessi con i contadini, con i pescatori, con gli artigiani, perché è lì l'ispirazione di fondo.
Se noi pensiamo che il nostro cibo venga dalla Luna, va bene, ma se pensiamo che il cibo viene dalla Terra e dalla nostra Terra, dobbiamo averne cura della Terra. Ed è questo l'elemento che ci spinge a lavorare su questi nuovi paradigmi, su questi nuovi paradigmi. E allora vedrete che se questo funziona, tanti Lorenzo arriveranno. Tanti Lorenzo arriveranno. E può anche darsi che questa nuova generazione insegna a noi come si può rigenerare questa economia, questo ambiente, questi territori. Sono territori che hanno una storia tradizionale straordinaria, non possiamo buttarla via. Noi abbiamo l'obbligo di portarla a valore e di aver l'orgoglio di avere produttori come loro che si impegnano, ma per piacere non abbiate il braccino corto, perché col braccino corto non si fa niente. E non vi dico di spendere e espandere, il giusto. Quindi c'è un'altra ultima cosa che vi voglio dire, che è il segno dei cambiamenti. Il segno dei cambiamenti è che mai nella storia dell'umanità, cioè qui nella nostra amata Italia, c'è stato un così intenso spreco alimentare. Mai. Se noi potessimo parlare con i nostri nonni, o voi giovani con i vostri bisnonni, e dire: sai nonno, io vivo in una società dove si spende di più per dimagrire che per mangiare. Ma tu sei scemo? No? Qui, in Italia. Se voi mettete i prodotti light e poi dopo tutto quello che spendiamo, poi dopo mangiamo come dei rinoceronti tra Natale e Capodanno per poi correre, poi magari ti piglia lo schioppone, è tutto una macchina che funziona così. Ma dove abbiamo portato il cervello? L'abbiamo portato all'ammasso? Oltretutto non ci sono più neanche i preti, si va dal dietologo. Andare dal dietologo che ti mette a posto, ci sono tutti i tipi di diete. Sostanzialmente ti dice di mangiare di meno, poi passa la cassa che sono 200 euro. Ma voi capite che assistere a questa situazione con un dato solo, e questo voglio che sia ben chiaro a tutti noi, noi in questo momento produciamo cibo per 12 miliardi di viventi, oggi, 12 miliardi di viventi, siamo 7 miliardi e 300 milioni, ergo il 38% della produzione alimentare va via, va nella spazzatura. Viene distrutta. È la follia. E non è giusto puntare solo il dito alla politica. Puntiamocelo su di noi, tutti noi. Guardate, stasera quando andate a casa, date un bacio ai vostri bambini, perché questo non potete fare. Però Fatemi il piacere, aprite il frigorifero, guardate che tombe di famiglia che abbiamo in casa, dei prezzemoli che dei 20 giorni che fai qualcosa non ne posso più, mettimi in un frullatore sotto una mezzaluna, vasetti di conserva che metto un leggerissimo strato di muffa, piccolo, giorno per giorno aumenta, quando poi lo butti via. Noi siamo complici di questa mentalità che si chiama consumerismo e siamo ammalati di consumo. Allora vi dico una cosa, consumiamo con più parsimonia, non buttiamo via le cose, abbiamo rispetto per l'ambiente e paghiamo il giusto ai contadini virtuosi. Perché a forza di avere quantità che poi in buona parte buttiamo via e sprechiamo, non va bene. E l'ultima cosa che è stata accennata è che la virtuosità di questo incontro mi porta a dire bravi. Guardate, Slow Food con altre associazioni,
innescherà una campagna mondiale dove chiederemo ai cittadini non di fare delle dichiarazioni personali. E la dichiarazione che chiediamo è questa: ci impegniamo a consumare meno plastica, ci impegniamo laddove la consumiamo a facilitare il riciclo, basta. Ma questo movimento o parte a livello planetario o io vi dico siamo in presenza del più grande disastro della storia dell'umanità. Noi stiamo già mangiando plastica, nell'acqua ci sono microplastiche che mettiamo dentro, quello che succede negli oceani lo sapete, ma quello che succede nei pesci che buttano tutto, quello che succede nel terreno che si sminuzzano ma non entra nel compostaggio. La situazione è drammatica. Ogni anno si producono 400 milioni di tonnellate di plastica, solo il 9% riciclato. E quando è arrivata sta plastica aveva un uso duraturo. Oggi la maggior parte della plastica è usa e getta. Pensateci bene, perché quelle sedie lì di plastica staranno per diverso tempo, ma oggi 18 di maggio voi sapete quanti milioni di cannucce si stanno consumando nel nostro paese? Cannucce durata 10 secondi, via, milioni al giorno, bicchieri, qualsiasi cosa. E l'usa e getta. Impegniamoci a ridurre personalmente un processo virtuoso di riduzione del consumo e di facilitazione del riciclaggio. Perché? Perché noi non possiamo consegnare ai nostri figli una società dove la plastica è entrata nella catena alimentare. Perché finché sta fuori è una cosa, ma quando incominciamo a mangiarla non siamo più a posto, non c'è più prospettiva. Di che cosa ho parlato? Ma ho parlato di gastronomia. Ma è ovvio che parlo di gastronomia, perché se la gastronomia è solo il pomodoro tagliato alla julienne, va bene, e tutte queste cose qui, non ci siamo. Parlare di gastronomia vuol dire parlare di cultura, di socialità, di economia, di politica, e attraverso il cibo, che è l'unico elemento per il quale tutti siamo viventi. Se c'è qualcuno che ha un'altra ipotesi venga pure a spiegarmela, ma se c'è l'unico elemento per il quale siamo viventi, va bene, è il cibo. Noi non possiamo trattare il cibo come commodity, non possiamo trattare il cibo come un qualcosa che è figlio della produzione industriale. No, è figlio della nostra terra madre, che va rispettata, preservata e custodita. Questo è il messaggio che io penso tutti assieme dobbiamo impegnarci a fare. Viva questo distretto, che ne nascano tanti in Italia, che voi siate l'esempio. E attenzione, siate anche il baluardo di garanzia contro il biologico fasullo, perché quando si comincia a capire che questi processi virtuosi danno più remunerabilità, arrivano i furbi, che il distretto li metta in evidenza. Voi non siete della nostra comunità, voi siete qui per una speculazione, non per ricordo. Perché? Perché c'è da dire una cosa, io l'ho sentito anche parlando con questi vostri rappresentanti: lì dietro c'è passione, lì dietro c'è una vita, lì dietro c'è una scommessa.
Non si può mettere quella passione, quella scommessa, quella serietà sul piano semplicemente della specula. No, questo è noi che dobbiamo rispondere, e il distretto sia anche baluardo di sicurezza contro i furbi e sia baluardo di trasmissione di conoscenza e di tracciabilità del prodotto, di modo che diamo valore a chi lavora, su questo territorio. E io spero che un giorno o l'altro questo melone possa ritornare a essere un elemento distintivo, va bene? Che questa biodiversità riduca la percentuale di monocultura, che qui è tanta, che la riduca pezzo per volta, e che costruisca forme di economia nuova in grado di garantire ai tanti Lorenzo che debbono tornare alla terra.